Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo affrontato la regina Lilligant, uno dei nuovi Pokémon che si possono trovare qui a Hisui, o meglio, la sua variante di Hisui, ed è appunto regina perché è uno dei Pokémon regali. Il comandante di Lilligant era Maru, e tra l'altro, dopo aver parlato con Sorwan, sono giunte nuove persone qui a Hisui. Tra cui questo tizio che vende le caramelle per far salire di livello i nostri Pokémon, e c'è la Lickitung lì sopra, carinissimo. E inoltre ho catturato Ursaring Alpha, quindi tanta roba. E a questo tizio Cascoon invece che Silcoon, mi dispiace tantissimo per lui. Bisogna andare a parlare nuovamente con Sorwan per qualche ragione. Vediamo un po' se quello è l'obiettivo. Beh, nell'ufficio del direttore, sì, è proprio quello l'obiettivo. Non ho fatto un altro livello per il rango di ricerca, quindi sto tranquillo, non devo parlare con Selina. Eccoci qua, ah, è Perula. I miei complimenti per le ricerche svolte sull'acquitrino vermiglio. La prossima area da esplorare sarà la costa oltremare. Oh, beh, se è la costa oltremare vuol dire che c'è un certo Pokémon lì da trovare. Ti anticipo che non troverai Pokémon regali laggiù. Ma un po' che passaggio, sì. Link, lascia che ti spieghi. In realtà esisteva un Pokémon re fino a pochi anni fa, tuttavia perse la vita improvvisamente in un incidente. Alcuni sostengono di aver avvistato presenze sospette nel luogo in cui un tempo risiedeva il re. Inoltre, mi hanno comunicato che i membri delle squadre di vigilanza e manifatturiera, inviati sull'isola a Mangiafuoco in cerca di materiali, dicono di essere stati assaliti da uno spettro. Ah, potrebbe essere... No, Basque Legend no, non può essere, nonostante sia poche passaggio. Non posso permettere che qualcuno deturpi il sito regale. Purtroppo il capitano stanziato alla costa oltremare si trova in una situazione particolare. Hai capito dove voglio andare a parare. Ti ordino di indagare sulla faccenda. Ok. Ti aspetterò alla costa oltremare. Amo particolarmente il panorama che offre. Ti porgo le mie scuse per il compito bizzarro che ti è stato affidato. Link è un membro capace e fidato. Possiamo lasciare la questione nelle sue mani. Hai ragione. Ha già placato la collera del re delle foreste. Conosco la sua forza e la sua gentilezza. Oh! L'area da esplorare per questa ricerca è la costa oltremare. È molto più distante dell'acquitrino vermiglio. Preparati a un lungo viaggio via terra. Hai il rango giusto per occuparti della missione alla costa oltremare. Ecco dunque le mie istruzioni. Va all'isola Mangiafuoco ed esplorala. Quindi all'isola Mangiafuoco, in teoria... Ok, teletrasportiamoci alla porta principale. Quindi l'isola Mangiafuoco avrà sicuramente nuovi Pokémon da trovare e catturare. Ah, è Rapan! Che espressione! Oh, Link! Chi si vede? Immaginavo che ti avrei trovato qui al villaggio! Dove ti porteranno adesso le tue ricerche sui Pokémon? Tutti e due i posti, veramente. All'isola Mangiafuoco, eh? Povera Guaran, non invidio affatto la sua situazione. Cos'è un capitano, in fondo, senza un re da servire? Alcuni del Team Perla non la vedono di buon occhio precisamente per questo motivo. Perdonami, avrei sicuramente di meglio da fare che ascoltare simili chiacchiere. Per scusarmi ti darò un consiglio utile, Link. Alcune specie di Pokémon sono molto suscettibili all'influenza di certe pietre. Ed è solo grazie a queste pietre che determinate evoluzioni diventano possibili. Kleavor, ad esempio, si è evoluto proprio così. Ah! Con le pietre! Beh, forte! Insomma, ciò che voglio dirti è che se hai intenzione di scoprire tutto sui Pokémon, dovrai prestare particolare attenzione alle pietre che si trovano qui a Hisui. Pensa che si narra persino di una pietra contenente la medesima energia utilizzata dal sommo sito nella creazione dell'universo. Mamma mia. In ogni caso, ricorda bene quel che ti ho detto. Per sottolineare l'importanza, eccoti qualche varietà di pietre che ho trovato io stesso. Ah, ma sì, queste pietre, vabbè, sì, queste per aumentare l'impegno, sì, già lo sapevo. La ghiaia è buona pure. Se ti interessano le pietre evolutive puoi comprarle presso la ditta Jingo.
Ma non è vero, non ce l'avevano l'altro giorno. Ma l'altro giorno non ce l'avevano. Quindi ora le hanno messe. Ma questa tipa dovrebbe avere una missione per me. Ma non ce l'ha ancora. Forse devo completare un'altra prima. A dire il vero, devo completare anche la missione di Chimchar. Che si trova... Ah, mi dicono quali Pokémon appaiono. Comparse macisse di massicce? Non macisse, massicce di Ponita. Però mi sa che devo... Si trova Shiny, se ce ne sono tanti. Mi piacerebbe andare lì. Questo è l'acquitrino, andiamo alla costa, oltre mare. Base sulla spiaggia. Posso dirlo? Low res, per carità. Ma cavolo, se però è... ha un bell'impatto. Eccoci giunti alla costa oltremare. Come vedi, qui il mare e il cielo dominano il paesaggio. Quali Pokémon scopriremo in questo luogo? Pokémon tipo acqua? Pokémon di tipo volante? Ah, fremo dall'emozione! Quella fotocamera però è un po' troppo moderna, eh. Ma l'abbiamo detto, ho detto già tante volte, Pokémon e tecnologia vivono in un mondo a parte. L'idea di fare ricerche qui mi riempie d'entusiasmo, ma non possiamo certo trascurare la nostra missione. Dunque, ci sono domande? Ma l'isola Mangiafuoco, dai, oramai ho cominciato con quella, termino anche con quella. L'isola Mangiafuoco è un'isola vulcanica che si trova al largo di questa costa. Prima di andarci faresti bene a parlare con Sinen, il capitano del Team Diamante. Sono certo che ti saprà aiutare. Sinen... Oddio, ma Sinen era il nome di quello che ha Basculigion? Che ci dà Basculigion, ma mi pareva che avesse un nome diverso, forse mi sbaglio. Iglemiao! Ah, qui abbiamo Glemiao! Dobbiamo prenderli di sorpresa i Glemiao, quindi. Ragazzi, però, a me a colpo d'occhio è bello a colpo d'occhio. Poi quando lo guardi bene a lungo fa un po' schifo. Però non è questo il punto. Conoscono anche altre melodie, quindi. Io adoro il flauto. È come se avvertissi le sue note che si spandono lontano, sempre più lontano, all'infinito. Ma veniamo a noi. Ho deciso. Sono pronta ad affrontarti. Ma perché? Perché devo conoscere me stessa e capire quali sono le mie debolezze, tutte. Te ne prego. Ma perché? Ah, ok, testo... potevano impegnarsi qui. Tu che conosci lo squarcio spazio temporale e il vasto spazio che vi si cela, preparati ad assaggiare la mia vera forza. Boia, ci sta. Glaceon, sì. La perla l'abbiamo già affrontata poi, vero? Ma Eevee! Ma no! Ma no, Machop! Ma che cavolo! Ma che livello era quel... 30? Vabbè, ma però... Cioè, ma però non si dice... dicevo, Glaceon ci vuole qualcosa di tipo fuoco. Ma quell'Eevee lì vicino? Vabbè, è sempre suo comunque. Ah, posso anche cambiare bersaglio, certo. Beh, lanciafiamme, tesoro. Devastata. Ah, vorrei rianimare però. Tecnica rapida? Ok. Sì, sì, perché attacco rapido. Poi con la rapida ha preso anche il turno. Certo, certo, questo lo so. Rianimo Machop, così si prende un po' di punti. Voglio far evolvere in Machoke e poi portarlo a Machamp, finalmente. Lancia fiamme, tanto tocca a me. Fatto. Meno male che stiamo qui alla base, almeno posso curarmi subito. Guarda però quanto è bello qui lava col fuoco. Finalmente l'hanno capito. Può evolversi? Sì, e vai. E anche qui lava. Farò evolvere qui lava e Machop, quindi. Che gran lotta. Mi hai ricordato quanto è grande il mondo e quanto sono piccola io. Grazie davvero. Lascia che rimetta in sesto i tuoi Pokémon.
Beh, c'era il letto lì vicino, però va bene. Grazie mille. Sento di poterti confessare ciò che provo veramente. Il tuo capo Soruan e io siamo entrambi reggenti dei rispettivi team, per così dire, e non voglio mostrarmi debole di fronte a lui. Beh, Soruan ha un team tutto suo, veramente. Sono molte le responsabilità che gravano sulle mie spalle, e a essere sincera, non so neppure io perché mi sono fatta carico di tutti questi fardelli. Beh, sei il capo, sei il reggente del team Perla, quindi se ti ha scelto il sommo sinno che ha creato lo spazio. Ad ogni modo, il capitano in carica alla costa oltremare è la cara Guaranuccia. Ma non ha un re di cui prendersi cura. Ok. E che io sappia, non ha intenzione di preparare un nuovo re per farlo succedere al precedente. Alcuni sono arrivati persino a dire che non merita il titolo di capitano. Ma per me Guaranuccia è insostituibile. Ci siamo battute più volte per decidere chi dovesse diventare reggente del Team Perla. Ah! Quindi si decide tra i più forti. E ognuno di quegli scontri mi ha insegnato molto. Però secondo me Palkia e Dialga ovviamente controllavano chi fossero quelli più adatti. Insomma, un favore da chiederti. Vorrei che l'aiutasse ad allenare un degno erede del re. Sono sicura che la tua forza sarebbe una grande fonte di ispirazione per quel Pokémon. E se tutto va bene, questo potrebbe anche mettere a tacere le malelingue. Hai calmato la collera di Kreavor e sei riuscito a trarre d'impaccio il Team Perla. Non potrei immaginare una persona più adatta allo scopo. Ma veramente dovresti farlo tu, visto che sei la reggente. Se sei disposto a darle una mano, la troverai probabilmente in cima a quella rupe sulla sinistra, risalendo la collina in fondo a questo sentiero. E il fatto che sia Perula la reggente del Team Perla, rende meglio l'idea che appunto la nostra amichetta che incontreremo più avanti. Oh cavoli, non ho Pokéball, ma scusami. Ah, ho 100 Pokéball, sì. Bene, ho fatto le Pokéball, quindi le preparo subitissimo per catturare qualche Glemiao, così almeno aggiorniamo subito il Pokédex. Ah, qui c'è qualcosa di perso, buono, così faccio altri punti. Non so se arrivo a 1000 con questo. Eccolo, iniziamo subito con lui. Preso, bene. Allora, mi ha detto il tizio prima che i Glemiao stanno sempre allerta. Questo forse no. No, troppo lontano, neanche se ne accorge. Vai, alle spalle, cattura critica. Sì, cattura critica. Ecco, questo mi ha quasi sentito, però io sono furbo. Di fronte, vai. Vediamo un po'. Preso. Allora, c'è quel Pokémon volante? Starevia? Sì, Starevia. Ottimo. Oh, quanti Glemmiao ci sono qui. Allora, ragazzi, io un attimino esplorerei però questa zona, perché vabbè, Pokémon è soprattutto esplorazione, secondo me. Ma questa erba qui cos'è? Ah, niente, semplicemente un altro tipo di erba. Va bene, ci sta. Allora, facciamo evolvere i Pokémon? Sì, facciamoli evolvere. Facciamo prima evolvere Machop. Poi dopo. Non può evolversi adesso. Come? Mi ha detto che è pronto all'evoluzione. Non mi ha fatto evolvere Machop. Perché? Ok, scappa, va bene. Vabbè, sì, no, no, no. È giusto. Ok, è scomparso. Preso. Vediamo un po'. Critica. Sì, cioè non è critica, ma è preso. Cos'è questo? Fagiolo paffuto, ok. Allora, posso far evolvere ora? Perché prima non me l'ha fatto evolvere. Abbiamo Rettangela, eh. Ok, Rettangela l'ho catturato già.
Ok, però qualcun altro non mi dispiacerebbe. Ma guardalo! Non ci credo! All'ultimo si è messo a correre. Ah, qui c'è un Pokémon. Allora, ci riprovo. Ah, ok. Non me la fate evolvere prima. Guarda che bello, che ciaddone! Mamma mia. E ora, il più bello. Dovrebbe essere il più bello. Vediamo, vediamo com'è l'ultima finale. Wow, quanto chill. Quanto chill. Peso 69,69. Ok. Bene. Carinissimo. Particolare direi, eh. Fuoco spettro, puoi imparare Sciagura. Ma guardi, la metterei a posto di attacco rapido proprio tanto per, eh. Magari scottiamo col lanciafiamme. Sciagura già potenziata, ottimo. Allora, io direi che possiamo quindi andare avanti, magari, perché no? Quello è uno Starly. Oh, mamma! Ma quel Walrein no, però. Che cavoli! Chi è qua? Scoppio e Targa? Ah, ok, Scoppio e Targa, bene, sì, sì. Avevo letto prima Scoppio e Targa. Attenzione, c'è uno spill. Basta Walrein. Meno male. Dai, scattiamolo così. Non è critica? Ah. Cioè, poi critica, di spalle. Bene, Spill è un nuovo Pokémon. Ed è giusto così. Neanche se ne è accorto lui. Ah, ma ha paura? Senti, ho capito che... Però... Oh, allora... Ciao, No, dai, proprio all'ultimo. La Scoppio e Targa mi serve per fare dei nuovi materiali. Quindi non me la faccio scappare. Ok, questo è preso. Senti, tu torni qua, ti prendo. Oddio, Drapion. Drapion, sì, ci siamo capiti. Alfa. Però no, voglio prendere quello Scorupil lì. Scusami. Sperando di non far infuriare Drapion. Sì, l'ho preso io. Non ti sta bene? Guardalo lì. Ah no, è scappato. Ok, meno male che se n'è andato. Se no finiva male per tutti. Ecco, avvelenamelo, Mette, guardalo. È come ti sbagli. Pugno scarica normale, dai. Vai, Pokéball. Gotta catch 'em all, vai. Scorpio almeno uno lo voglio. Preso. Che fortuna. Allora, mi allontanerei più velocemente possibile da quel Drapion. E... comincerei ad andare nel posto per il quale devo andare. Anche se prima, ragazzi, qua su c'è un bel po' di... Ah, ma queste le voglio. Ok, queste no. Allora. Beautifly ce l'ho, quindi non è che mi serva catturarne uno.
Questa cos'è però? Ah, Leghi Cocche, bene, quello mi serviva. Allora, per quassù non ho idea di cosa ci sia. Motima anche ne ho presi abbastanza. Ah, un altro oggetto smarrito! Vai, alla grande, senza poi neanche segnarli, Questo è miele. Esperzio, beh certo. Se non era esperzio non li perdeva. Così. Preso, ok. Qui che abbiamo invece? Me la sto prendendo molto comoda, Oh, ma tu sei quel famoso ricercatore che ha placato la regina delle creste, vero? Gli Lepom mi hanno rubato la merce che stavo portando al villaggio. Ah. Guarda lì. Ah, se avessi visto come mi saltellavano attorno. Quasi come se si prendessero gioco di me. Non ho proprio speranze di racciuffarli. E a manco io mi sa. Ma tu sarai abituato ad avere a che fare con piccole pesti del genere o sbaglio? Ti prego, recupera la mia merce rubata. Sì, ma dove sono andati? Scusami. Trova gli Lepom che hanno rubato la merce. Sì, ma ti pare facile a te? A parole, tutti bravi. Oh! No! Vulpix, va! Faccio scappare Vulpix? No! Non ci penso io a farmi scappare un Vulpix. Allora, qui altre ghicocche che mi servono perché... io sono scemo e quindi non ho... coltivato altre ghicocche. Ah, ma quello è il Monte Ostile. Cioè, dovrebbe essere il Monte Ostile quello. Ma Vulpix qui mi pare molto strano. Aspetta però. Mamma mia! Guarda che bello con le fiammelle e poi non ti allontanare! Fermati, animale! Che bello che sei! Quanto ti vorrei coccolare! Allora, i grattini proprio sotto al mento! Mamma mia! Bello! Bello! Ah, non è ancora KO? A questo punto lo catturo. Bellissimo. Che cacchio è? Ma che va questo? Oh, ma chi ti ha chiamato a te? Andiamo, va. Altri Glemmia, vabbè, altri Glemmia non mi interessano, ma Vulpix sì. Andiamo un po'. Sì, questo è catturato. Ok. Ottimo. Queste sono erbe? Sì, solo erbette proprio. Ma che è laggiù? Ah, oh, è una nave... Mamma mia, Paragli. O Puragli, com'è che si dice? Puragli, no? Perché... perché fa pur e poi brutto, no? Ugly. Pure cattivo. No! Eccolo! Levati. Vai! No! Ma lo voglio, lo voglio! Beh, levati dalle scatole pure tu. Toh, qua combatti. Mannaggia. Allora, questa è roccia, no? L'abbiamo visto anche nel... nei trailer. Ok, perfetto, perfetto. Wow, è super efficace, è vero? Perché è tipo buio. Cioè, sì, morso e buio. No, no! Che cacchio, stadi, che cavolo! Questa maledetta. Questa maledetta. Odio il tasto ZR per selezionare le Pokéball in lotta. Lo odio. Dov'è il mio Growlithe? Dov'è il mio Growlithe? Ve la faccio pagare a tutti.
ma in effetti è questo che dovevo arrivare. Quindi, ma quella è una mano. No, scusa, ma quella è una mano. Ehi, guardala. Cioè, qui sai, ogni si sarà fatto insomma, ci siamo capiti. E vediamo un po' sta nuova Poke Girl, va? Bello, Growlithe, Jesus, mamma mia. Su, è tutto a posto. Hola! Io sono Guaran, del Team Perla. Con chi ho il piacere di parlare? Ah, quel ragazzo del Team Galassia. Ho sentito grandi cose su di te. Hai calmato la furia di Cleavor e di Lilligant. Mi immaginavo una persona forzuta e imponente. Invece hai un volto sorprendentemente gentile. Anche tu hai un bel volto. Quel buon vento ti porta da queste parti. Mi duole deluderti, ma qui alla costa oltremare non troverai un Pokémon da placare. No, no! Il precedente re si tuffò in mare per salvare il suo piccolo trascinato via dalle onde. Ma, ahimè, non riemerse più. Se dovessi indovinare, quale di questi Growlithe penseresti sia figlio del re? Quello grande. Rispondono tutti così, però il figlio del re è questo Growlithe. Sembrava quasi una domanda a trabocchetto. Ha un temperamento calmo e riservato e tende a nascondersi al minimo allarme. Ma voglio vedere se rispondevo quello piccolo che mi diceva. Possiede tutti i requisiti per diventare un re, ma assistere alla morte del padre lo ha ferito nel profondo. C'è chi vorrebbe che lo sottoponesse a una disciplina severa affinché diventi più forte, in modo da sostituire il re precedente, ma non potrei mai fare una cosa simile. Non mi importa cosa hanno da dire gli altri membri del Team Perla. Io ho preso la mia decisione. Rimarrò a fianco di questo povero Pokémon senza impormi in alcun modo. Quindi, come puoi vedere, da queste parti non ci sono re. Posso fare altro per te? Voglio formare l'erede! Fammi indovinare. Te l'ha chiesto Perula, vero? Ti ringrazio per l'interesse, ma questa è una questione che non ti compete. Quindi, come puoi vedere, da queste parti non ci sono re. Posso fare altro per te, l'isola Mangiafuoco? Ah, dunque vorresti esplorare l'isola Mangiafuoco? Pare che di recente sia stata avvistata una strana ombra da quelle parti. Tuttavia, per raggiungere l'isola Mangiafuoco è necessario attraversare il mare sul dorso di Basculigion. Potresti provare a rivolgerti a Sinnen, il capitano del Team Diamante. Lui saprà aiutarti. L'isola Mangiafuoco è un posto davvero singolare. Come se quella strana ombra di cui parlavo non bastasse, ci sono anche dei misteriosi fulmini che cadono dallo squarcio nel cielo. I fulmini sono un segno della furia divina? Che il sommo sinno sia adirato? Ho un brutto presentimento. Il Team Perla e il Team Diamante non fanno che litigare su quale delle loro divinità sia autentica. Non mi sorprenderebbe se il vero sommo sinno fosse adirato con la gente che si ostina ad adorare un falso idolo. Ah, quindi lei non crede né al sommo sinno del Team Diamante né a quello del Team Perla. Però sta col Team Perla lei. Interessante. Ma sto divagando. Sinnoh vive sul monte degli Ipom che si trova oltre la spiaggia Ginkgo. Quindi non posso fare altro? No, perché questo piccoletto mi sembrava voglioso di andare all'avventura o comunque di rifugio pesce grosso. Quindi c'è un pesce tipo. Allora spero che ci sia un altro Growlithe, perché se no mi mangio le mani. Vabbè, poi proverei comunque a catturarne un altro, tanto ci torno. Che è successo? Ehi. Ah, la luce fa brutti scherzi. Ok, non c'è un altro Growlithe. E va bene, non importa. Ah, quello è Dustox però. Qui si scende? Si muore, no? Ah, sì, aspetta però. Ah, beh, beh, guarda qua che roba, guarda. Il fuoco fatuo, la fiammella. Ok, sì, praticamente ce ne sono 20 in tutte le zone. Guarda, Marcro, se potessi fare l'attacco in salto lo farei. Octillery. Ah, un po' incazzatino quell'Octillery, eh.
Ma qua tutti i Pokémon sono arrabbiati per qualche ragione? Un altro oggetto smarrito! Wow, non ho controllato neanche l'altro, veramente. Dovrei farlo, però. Allora, quell'Octillery non mi fido ad attaccarlo perché sarà sicuramente a livello 50 e passa. Allora, sti matti che attaccano a vista. Cosa attacchi a vista, animale? Ma un altro oggetto... Ah, questo è un legno. Mi sembra un altro oggetto smarrito. Dico, ehi. Li ho controllati. Non ce n'erano più di tre qui. Allora, vediamo un po'. Questa luce è un po' fastidiosa, sinceramente, eh. È pieno di Pokémon, ma non li sto catturando perché comunque sia l'episodio sta per terminare. Dato che... Aspetta però, qui devo prendere la fiammella. Che non ce la voglio tornare una seconda volta. Sai com'è. Ah, qui però mi sa che ci vuole Pokémon scalatore. A meno che non faccio una... Una piccola porcata con il Geodata. Aspetta, eccolo. No, che sto facendo? Mamma mia, no! No! Machoke Alpha, no, te lo scordi. Un po' di Drifblim, va bene. Senti che suono che fanno. Ma proprio fantasmi. Bello però, ragazzi. Siamo tornati al punto di prima, ok. È giusto così, no? Ma un altro Glemmia potrei provare a catturarlo? Shh, non c'è nessuno. Tranquilla. Toh. Ma che cavolo? Ma insomma... T'ho preso. Catturati 5 di soppiatto, bene. Oh, ah no, 6, cioè 6 esemplari ma 5 di soppiatto, vero? Allora, segnalazione oggetti. Dovrei stare a 1000 ora. Ok, bene. Allora, Machoke potrà evolversi in Machamp. Bene, 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 non vedevo l'ora. Ma quello è un Drifblim Alpha? Ma quanti Pokémon ci sono qui? Oh, non è Alpha, è solo proprio gli occhi rossi. Salve. Ok, Pokémon in volo, ci vuole la piuma ball. Ah, grazie mille. E copre anche grandi distanze, sì. È proprio vero. Allora, vado un attimo a prendere quella fiammella che tanto sta qua sopra. È di strada, ci devo andare. Bene. Guarda che... Poi Birdir è bellissimo perché guarda quando trotta. Che bello. Qui veramente hanno lavorato alle animazioni. Vabbè, ma qui è Creatures che lavora alle animazioni, non è Game Freak comunque. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quando lavora male qualcuno si deve dire. E quando lavora bene anche, ci mancherebbe. Bello ragazzi, è bellissimo girare qui. Ah, altri Weasel, va? Eh sì, fino a qua giù non c'ero arrivato. Ah, quello è un Aipom. Come lo prendo? Ah, così, dai. Ma devo catturare. Quindi è catturabile. Ma è quell'Ipom che dicevo a... No, semplicemente un Ipom qualsiasi. Ma là c'è Itelo. Mannaggia, Itelo. Mannaggia, Itelo, sì. Che non me la racconta giusta per niente. Ah. Di spalle. Aha. E ora? Ti ho preso? Non si sa. Sì, ora sì. Allora, se vado lì mi triggerai Telo. Quindi no, preferirei interrompere prima l'episodio. Va bene, ad ogni modo l'episodio termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate ovviamente il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo episodio di Legende Pokémon.
Arceus. Bye bye.